Lera Martini è la prima il primo personaggio femminile che entra nelle pagine di Marco e in fondo per colpa mia, perché io l'ho immaginata già diversi anni fa, nei nostri discorsi era la mamma, perché appunto Serena ha due figli, un passato da chimica, da sommelier, e in questa storia si ritrova a suo malgrado coinvolta in un giallo. È la prima che scopre un cadavere in un boschetto vicino al suo paese, e da lì in poi dalle indagini non esce più, e in fondo ci prende anche un po' gusto. Sì, la cosa divertente è stata quella di cercare di immaginare anche il modo diverso di indagare che ha una donna rispetto a un uomo, e questo chiaramente era un qualcosa che io non potevo descrivere da solo, perché la natura mi ha messo nel 50% a destra, quindi è stato fisiologico cercare di invertire un po' il modo in cui lavoriamo di solito, cioè lei storia e io svolgimento, e cercare di compenetrarci un pochino di più. Poi è stato sia estremamente divertente che estremamente faticoso, soprattutto perché quando non eravamo d'accordo ci rivolgevamo all'editore e all'editore, il quale ci davano dei suggerimenti che andavano sia in disaccordo con quello che pensavamo noi, sia in disaccordo fra loro, per cui è stato divertentissimo. La Sicilia e la Toscana secondo me sono opposti che si attraggono, perché la Sicilia è un miscuglio enorme di etnie, di culture, di tempi e di cose che fanno sì che non ci si possa annoiare.